Un flash mob nella galleria Umberto I di Napoli ha scandito la seconda parte della giornata contro la violenza sulle donne. Musica, recitazione e riflessioni sull'universo femminile vogliono sollecitare l'impegno di tutti contro una delle più gravi forme di violazione dei diritti umani. Ancora tante, troppe le donne vittime di atti di violenza e maltrattamenti che si verificano soprattutto tra le mura domestiche. Le iniziative organizzate in città si concludono con l'omaggio a Franca Rame al Teatro San Carlo per la regia di Laura Angiulli. Le donne oggi sono molto più autonome e non c'è il riconoscimento totale di questa autonomia in tutti i casi, e secondo me questo è veramente un problema grande, ma le cose si conquistano. Io penso che Franca Rame abbia contribuito molto, insomma, diciamo, perché la sua era una posizione di spicco e quindi ha portato, come dire, la bandiera, no? Quello è così, quindi dunque è diventato un simbolo, un segno. Poi lei stessa aveva subito uno stupro, quindi segnata anche da esperienze tra le più terribili che una donna possa vivere. Ho un ginocchio, uno solo, piantato nella schiena, come se chi mi sta dietro tenesse l'altro appoggiato per terra, con le mani tiene le mie fortemente, girandomele all'incontrario, la sinistra in particolare. Non so perché mi ritrovo a pensare che forse è mancino. Non sto capendo niente di quello che mi sta capitando. Io sono stata con lei nel Soccorso Rosso ed è una cosa che l'ho conosciuta personalmente, ma lei ha subito una violenza, che è una violenza molto particolare, molto differente da quelle che si subisce oggi, perché è stata una violenza politica, e quindi un omaggio a lei era dovuto. Ricordiamo una donna come Franca Rame, che ha rappresentato tanto per le donne la lotta per i diritti e che ha rappresentato anche in teatro un momento tragico della sua vita. La cultura nel teatro più importante di Napoli può essere strumento per trasmettere un messaggio importante.